Visitate il nostro sito, assolutamente troverete le varie interviste, i vari approfondimenti che abbiamo proposto in trasmissione, e troverete anche, insomma, appena sarà conclusa questa intervista che iniziamo ora con il nostro ospite Alberto Piergiovanni. Buongiorno Alberto, bentornato su Radio Bequit. È da un po' che non ci vediamo, però è un'occasione importante, ti abbiamo invitato perché tu fai parte del gruppo Ricircolo, ma di cui parliamo adesso tra poco. Insomma, intanto ti saluto, ciao Alberto e bentornato. Ricambio il saluto a te e a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, la chiesa valdese di Luserna San Giovanni ormai da parecchi anni, prima fuori onda facevamo un po' il calcolo con Alberto, ed è dal 2007, giusto? Dicembre 2007. Ecco, quindi insomma davvero parecchi anni, a questo punto 15 anni, che ha lanciato questo progetto che si chiama appunto Ricircolo. Un progetto che, come immaginerete bene dal titolo, punta a riutilizzare, a riusare varie cose. Forse era partito in ambito solo vestiario, oppure no, non mi ricordo se c'era stata un'evoluzione o no. No, credo. Vabbè, io diciamo sono entrato l'anno dopo, quindi non sono tra i soci e socie fondatori, ma sono entrato l'anno dopo, no, ed era già, prevedeva già, diciamo che appunto il limite era quella dell'età 0-18 anni, quindi prevedeva già abbigliamento, ma anche giochi, giocattoli, libri, insomma, accessori, tutto quello che... Quindi è un progetto dedicato alla possibilità di conferire e poi anche andare a prendere. Spiegaci un po' come funziona. Sì. Dunque, vabbè, il Ricircolo intanto ha un sottotitolo che è le tante vite delle cose, no? Leggo qui dal progetto originario. E in realtà è tante cose, anche proprio il Ricircolo stesso, no? Allora, per essere concreti, diciamo subito che intanto è un locale che potete trovare in via Gianavello 26, quindi in centro a Luserna, quasi vicino alla scuola media. E in questo locale appunto si trovano, come dicevo, principalmente abbigliamento, però giochi, libri e accessori, soprattutto gli accessori riguardanti, diciamo, le fasce di età più piccole, però da 0 a 18 anni, che 18 anni ormai significa, come dire, dal punto di vista delle taglie dell'abbigliamento, ormai un'età adulta. Sì, infatti sì. Dicevo prima che i miei figli, che ormai hanno ben superato quell'età lì, ma continuano a usufruire del Ricircolo ben volentieri per vestirsi. E dicevo che tante cose, perché in realtà diciamo il locale con le cose dentro forse è l'ultimo pezzo, no, di questo progetto. È un progetto che nasce intanto dalla volontà di condivisione, sicuramente, no? E quindi non a caso nelle socie fondatrici c'erano tante neomamme anche, no? Che quindi noi stessi già usavamo lo scambio di vestiti tra famiglie e conoscenti, ma si trattava di allargare questo cerchio. E quindi diciamo, l'obiettivo è uno di quello di dare una seconda vita alle cose, quindi ciò che non viene più usato può avere ancora una funzione. E questo risolve anche un problema a tante persone che non sanno dove mettere più le cose, e quindi noi accogliamo le cose che riceviamo. Ha l'obiettivo sicuramente di permettere a prezzi simbolici, direi, no? Si parla di un euro al pezzo mediamente, no? Qualcosa in più per le scarpe o a seconda di alcuni oggetti o dello stato di conservazione, però siamo su quelle cifre, sì, lì. Veramente simbolico come prezzo. Perché appunto non solo, cioè, può rispondere a un'esigenza economica reale, ma può essere anche una scelta, no? Di non dover spendere, non so, cifre, soprattutto abbigliamento per bambini, no? Si trovano cose anche molto, molto care, facendo leva sull'amore dei genitori verso i figli, e quindi non necessariamente dover spendere cifre alte per queste cose. Altri, diciamo, almeno che mi vengono in mente altri due obiettivi, diciamo, il ricavato, no, di questa attività, il ricavato annuale, viene diviso a metà in due tranche, e un 50% ogni anno è rivolto a un progetto per l'infanzia.
che scegliete voi come gruppo Ricircolo? No, che viene scelto dalla comunità, insomma, di Luserna, valdese di Luserna. Luserna, sì. E un anno è destinato a una, un progetto, diciamo, all'estero, e l'anno ad anni alterni invece per i progetti che si svolgono in Italia. E il quarto obiettivo è, vabbè, appunto, dicevo, l'altra metà della cifra invece viene destinata alla Chiesa Valdese, che copre in parte le spese, soprattutto invernali, di riscaldamento, però di gestione e manutenzione dei locali, e se avanza qualcosa, diciamo, a sostegno comunque alle attività generali della Chiesa. Certo, quindi insomma è un progetto che, oltre ad avere una funzione pratica di riuso e di riutilizzo, però ha anche una ricaduta, no? Oltre al suo ambito di lavoro, e porta appunto anche poi un sostegno, un beneficio, anche semplicemente un'azione solidale, già questo è importante, per altri progetti esterni. Ci sono degli orari in cui si può portare una donazione libera, chiunque può farla? Come funziona, Alberto? Sì, sostanzialmente ci sono gli orari che sono... mi sono appuntati per non sbagliare. Sì, tra l'altro li ritrovate sul sito della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni, c'è proprio una sezione dedicata al ricircolo, quindi insomma sono comodi da andare poi a reperire. Quindi il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17, soprattutto per la vicinanza con la scuola media, per cui si sfrutta, diciamo, l'afflusso di genitori e ragazzi e ragazze. E il sabato mattina e pomeriggio, il mattino dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. E sì, in questi orari quindi sono aperti sia per diciamo la... ricezione? Sì, dire, sì, 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 no, voglio dire la vendita, che però non suona bene, okay, perché non è un... Vabbè, per è un'apertura che sì, sì, ha un po' tutte e due queste, certo, caratteristiche. L'accesso per chi, diciamo, è aperta l'accesso per chi cerca cose, chi vuole portare. Diciamo che questi anni, non so dire se per fortuna o meno, viceversa, in realtà è molta più la roba che arriva. Io così a spanne valuto un 10 a 1 tra quanto arriva e quanto riusciamo a invece a far uscire, no? Diciamo così. E infatti spesso, e qui abbiamo un lungo elenco negli anni di diciamo così donazioni, no, che facciamo ad altre associazioni, no? Adesso poi per voi forse po' troppo poi da gestire, cioè anche proprio come i locali, vi siete mai trovati nella condizione di non saper più dove mettere le cose? Sì, sì, no, cioè, appunto abbiamo i locali, diciamo, aperti al pubblico, le due stanzette al piano terra, considerando che ciò che accogliamo sono tutti pezzi unici, quindi non posso mettere una maglia e ne rappresenta 10 che c'ho in magazzino, ma tutti pezzi unici da esporre, e quindi occupano tanto spazio. E sopra ci sono due corrispondenti stanze stracolme di ogni cosa in scatoloni, e però abbiamo, sì, a volte problemi di e questo spazio. Sì, a volte dispiace l'idea, perché forse non c'è ancora una cultura così diffusa della possibilità di riutilizzare delle cose, no? Soprattutto, sì, forse se non alcune persone in particolare, nei confronti dei figli di solito, appunto, c'è una generosità che non è solo dei genitori, spesso anche dei nonni, dei parenti, quindi di dare il meglio e quindi il nuovo, no? Naturalmente le cose esposte richiedono un grosso lavoro dietro, che appunto in realtà forse non so dire se l'impegno maggiore, però forse in termini di tempo sì, non quello di apertura al pubblico, ma quello che è il lavoro che c'è dietro, no? Proprio di selezione. Che consiste in selezionare quello che vi arriva. Selezione, perché non è detto che sempre quello, partendo dal presupposto che sono comunque, certo, cose usate, però, no? Le cose macchiate, strappate, inutilizzabili, cerniere rotte, no? E quindi significa aprire borse, borsoni di cose, valutarle una per una, verificarle, fare una selezione, una scelta, nel senso che appunto sappiamo che diamo cose usate, però naturalmente non serve in buono stato. E dicevi prima che a volte date a delle associazioni, tipo, sì, ad esempio, guarda, di nuovo, giusto per fare qualche esempio ai nostri ascoltatori. Segnate, allora. C'è, vabbè, il bicchiere d'acqua di Torino, che è una... Sì?
dillo tu meglio di me. È anche in questo caso una sezione di diaconia comunitaria, esatto, della Chiesa Valdese di Torino. Così come del Servizio Migranti, sempre a Torino, ultimamente Esercito della Salvezza, il SERMIG, e poi appunto svariate, a volte servizi sociali, no? Non sono magari accordi specifici, però certo, sanno di situazioni di emergenza soprattutto che devono gestire, certo, sanno di potersi poter rivolgersi a noi, certo, insomma. Certo, bene, quindi io direi che possiamo lanciare un appello ai nostri ascoltatori, anche immagino nella gestione di questo servizio, sì, che allora, è gestito a livello di volontariato. Guarda, leggo le parole che chiudono, diciamo, una relazione che è una delle socie, diciamo, anche più attive, in cui dice che in questi 15 anni, abbiamo detto, si sono raccolti complessivamente più di 30.000 euro. Quindi in quel senso lì il risultato è positivo, oltre appunto il fatto che le cose che abbiamo detto prima. Nota dolente la mancanza cronica di volontari e volontarie. Io direi più di volontari, nel senso che soprattutto gli uomini mancano. Però in generale sì, è quello che permette di portarla avanti senza che rappresenti un appesantimento, certo, anche per chi lo fa, anche perché appunto non si tratta solo di garantire gli orari di apertura, ma anche proprio di fare poi tutto il lavoro dietro le quinte. Sì, quindi davvero un appello anche a persone che magari hanno un po' di tempo disponibile e possono darlo a favore appunto di questo gruppo, di questo progetto Ricircolo della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni, che sarà ben lieta, insomma, di poter contare su una mano in più nel gestire il via vai di oggetti, di vestiti, di giochi, di materiali che vengono portati alla cascina Pavaren di Luserna. Io ti ringrazio, Alberto Piergiovanni, per essere stato con noi, uno dei quasi. Veterani, un veterano di questo progetto Ricircolo, che ci ha raccontato come funziona. Ripeto, sul sito Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni trovate maggiori dettagli, così anche come sulla pagina Facebook, oppure telefonate direttamente alla Chiesa Valdese di Luserna e vi sapranno dare delle informazioni in più. Buone feste a te, Alberto, e a tutti voi, grazie del lavoro che fate. Grazie a tutti e a tutte.